Roberto Bolle nel metaverso con il suo avatar in danza con me. Appuntamento confermato per il sesto anno Roberto Bolle. Allora, Roberto Bolle, a differenza di quello che c'è scritto in questo articolo, non danza nel metaverso, che non è vero, è un errore, sicuramente è un errore di sbaglio, come si dice in questi casi. Cioè, semplicemente un avatar dentro una piccola realtà virtuale proprietaria che fa delle mosse di ballo. Finito, cioè non c'entra nulla, non c'è alcun metaverso e non balla all'interno di un metaverso. È un errore di sbaglio, quindi no, non succede assolutamente. Viene l'avatar, viene mosso sulla base dei suoi movimenti, quindi lui si muove, presente quelle le mille volte che avete visto per fare i film hollywoodiani di animazione o dove ci sono degli avatar che utilizzano al posto dell'attore, ecco, quindi queste tecnologie che esistono da anni sono quelle dove quindi tu fai muovere, andate a vedere un film qualsiasi di animazione al cinema e c'è un avatar, qualcosa che si muove come fa l'attore. Queste cose le sperimento da anni, sono la realtà oggi, basta un qualsiasi smartphone con un sensore e una telecamera e puoi riprendere i movimenti di qualcuno e applicarli ad un avatar. Mio figlio di 10 anni si diverte a far muovere così i propri personaggi. Non è nulla di straordinario, ma soprattutto non è il metaverso. Quindi Roberto Bolle, mi spiace, ma per ora non balla nel metaverso. Forse ci ballerà tra 50 anni, semmai esisterà un metaverso, non credo.